non è che ci sia un grossissimo lavoro di convincimento, di proselitismo da fare. Io questa disintermediazione, questo timore della disintermediazione del canale, non lo vedo, non ci credo, non mi sembra di avere delle evidenze, insomma, non lo vedo accadere per una serie di motivi. Il canale comunque fornisce dei servizi e sono dei servizi che sono fondamentali alla messa in opera a regola d'arte di queste tecnologie. Ricordiamoci la considerazione che facevamo prima e che io ho vissuto anche sulla mia pelle quando negli anni passati ho seguito direttamente un cliente a cui ho proposto una infrastruttura anziché in casa sua messa in cloud. E mi è stato chiesto: ma al momento in cui i dati non sono qui, sono sicuri? E quindi poi giriamola come vogliamo, ma questo è quello che ha anche in mente l'utilizzatore. La mia risposta in quel caso è stata: sì, sono sicuri, probabilmente sono anche più sicuri lì che non nel tuo CED qui, perché poi era un CED non ridondato, insomma, tutta una serie di considerazioni tecnologiche che adesso non sono tanto, tanto rilevanti. E sempre con quel cliente che io ho seguito per un po' di tempo, ci siamo poi rivolti al canale perché c'era bisogno di competenze, c'era bisogno di individuare le tecnologie che in maniera anche più sartoriale facessero al caso, con tutto un matching chiaramente di determinati requisiti e così via. Quindi le competenze, anche la formazione su tutte queste nuove tecnologie. Cloud, per chi non ha addetto ai lavori, è una tecnologia abbastanza conosciuta, sicuramente in questo panel tutti lo mastichiamo da tanti anni, però comunque se guardiamo il panorama ICT, il cloud è relativamente recente rispetto ad altre cose e quindi c'è una forte sete di competenze, di capire come mettere in opera bene, cosa, quali elementi di controllo è necessario attivare e così via. Soprattutto, e qui lo dico da un punto di vista privilegiato, facendo noi come Exclusive Networks, il distributore a valore aggiunto su Cloud Transformation e su Cyber Security, sono due cose che di per sé vanno assieme. Quindi molti dei nostri rivenditori, piuttosto che System Integrator, ci chiedono proprio questo, ci chiedono un aiuto nel veicolare sul mercato tecnologie abilitanti al cloud in maniera sicura. E questo avviene magari facendo un cocktail di diverse tecnologie. Noi per esempio abbiamo un ambiente dimostrativo che si chiama Power Lab su cui integriamo tutte le diverse tecnologie per farle vedere ai nostri clienti. E molti vendor sono estremamente contenti ed attratti dal fatto di poter far vedere la propria tecnologia, non lo so, di iperconvergenza o di accelerazione di questo viaggio verso il cloud, che lavora assieme ad una tecnologia che invece viene dalla sicurezza, dalla cyber security e guarda al cloud. Quindi io questo timore di essere disintermediato personalmente non l'ho mai avuto e credo che il canale veda in queste tecnologie di cloud transformation, di accelerazione del cloud, e in noi come centro di competenza su questo, un anello fondamentale a beneficio del mercato. Perché poi il mercato cosa vuole? Il mercato vuole spendere il giusto, avere la massima flessibilità ed avere tutte le garanzie che è abituato ad avere anche con tecnologie tradizionali. E quindi credo che il canale sia posizionato molto molto bene per portare sul mercato proprio questo che il mercato chiede.